Ciao amici, state facendo attività fisica in questo periodo? Fare attività fisica è importantissimo per mantenersi sani e in forma. Sì, ma dopo la palestra che fame! Per questo è importante ricaricare le pile con spuntini sani, ricchi di nutrienti e poveri di zuccheri e grassi, con i giusti carboidrati e proteine. Ho parlato di come fare un buon allenamento in quest'altro video. Oggi invece vediamo 7 spuntini sani, perfetti per l'allenamento e per dimagrire. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Durante la dieta è sbagliato saltare i pasti. Gli spuntini sani aiutano a mantenere il senso di sazietà e danno i nutrienti necessari. Ho parlato di come fare una dieta in quest'altro video. Ecco quindi 7 spuntini da mangiare prima di allenarsi o nei momenti di gran fame. 1. Frutta secca. Noci, nocciole, mandorle e pistacchi sono calorici al punto giusto e nutrienti, ideali per saziarsi e ricaricarsi fino a 15 minuti prima dell'allenamento. 2. Carote e crema di avocado. Le carote sono ricche di vitamine e antiossidanti come il beta-carotene. 80 g di carote con guacamole equivalgono a 200 calorie. Inoltre, l'avocado integra i nutrienti delle carote con grassi buoni e proteine. 3. Yogurt greco e frutti di bosco. Lo yogurt greco con 0% di grassi è un'ottima fonte di calcio, potassio e proteine. I frutti di bosco sono antiossidanti e pieni di vitamine e minerali. 120 g di yogurt greco con frutti di bosco sono perfetti come spuntino sano. 4. Fettine di mela con burro di arachidi. Le mele sono ricche di antiossidanti, fibre e polifenoli amici dell'intestino. I grassi del burro di arachidi aumentano il colesterolo buono, ma non quello cattivo. Fette di mela con burro di arachidi sono un mix gustoso, abbastanza calorico, quindi non bisogna esagerare con le dosi se si vuole dimagrire. 5. Ricotta con semi di sesamo e cannella. La ricotta è proteica e poco calorica. I semi di sesamo aiutano la glicemia. Per uno spuntino gustoso basta aggiungere semi e cannella a 80 g di ricotta. 6. Cioccolato fondente e mandorle. Il cioccolato fondente con almeno 70% di cacao non è dannoso per la salute, è anzi ricco di flavonoidi che sono antiossidanti, abbassano la pressione e riducono il rischio di malattie cardiache. Le mandorle sono benefiche per il controllo della glicemia e riducono l'appetito. Sia le mandorle che il cioccolato sono ottimi antistress, infatti agiscono sul sistema nervoso aumentando gli ormoni della felicità. 7. Budino di semi di chia. I semi di chia sono un superfood ricco di fibre che sazia velocemente. Per preparare il budino di semi di chia unite 2 cucchiai di semi di chia a un bicchiere di latte vegetale. Aggiungete un cucchiaio di cacao amaro in polvere, di fruttosio o miele. Lasciate addensare e raffreddare in frigo per almeno 4 ore. Ho fatto vedere una golosa ricetta in questo video. Avete visto, amici, come sono appetitosi questi spuntini sani per restare in super forma? Ed eccolo il regalino di oggi, il PDF con la ricetta perfetta. Lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto o dalla piccola i qui in alto. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.